Bentornati, bentrovati a Citofonare di Nolfi. Diamo il buongiorno con la prima citofonata del mattino a Flavia Perina. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Cara Flavia, hai fermato la macchina, stai guidando, no? Tutto a no, posto? No, tutto a posto, sto tranquillissima. Allora, siamo entrati dentro la settimana e potrebbe essere decisiva per il campo del centrodestra, diciamo così, perché si riunisce questo mitico Consiglio Nazionale, forse, chissà, magari lo rinviano. C'è stata la nottata della trattativa Berlusconi-Alfano e poi c'è tutto quello che si muove a destra, quindi ho detto con chi mi devo interloquire, con chi devo interloquire. Flavia Perina qualche idea ce l'avrà. So, intanto partiamo dai tuoi vecchi amici di Futuro e Libertà che stanno costruendo qualcosa insieme a Storace. Mi spieghi perché sulla cosa nera, chiamiamola così. Alcuni, no, Menia, quella è una fase superata, sì, Menia sta costruendo insieme a Storace e Bonfiglio ed altri. Cosa sarebbe, una nuova alleanza nazionale quella? Lanciano la proposta di riutilizzare il simbolo di alleanza nazionale fin dalle prossime europee, cercando di coinvolgere anche Fratelli d'Italia, che però al momento non sembra intenzionato a farsi coinvolgere alla sua sigla e vuole un po' restare per conto suo. Vedremo come andrà a finire. È ovvio che la preoccupazione di tutti è che alle europee c'è una soglia di sbarramento al 4% e la destra, se non la raggiunge, le destre rischiano di, per la prima volta dopo moltissimo tempo, di restare fuori dal Parlamento europeo. Alemanno con chi sta in questa partita? Alemanno sta discutendo con Fratelli d'Italia, ha un tavolo di discussione aperta con Fratelli d'Italia, è più vicino a quel gruppo. E te invece che ti interessa? Niente. No, io non mi interesso, io mi sono sfilata, sì, basta. Diciamo questo processo al momento non mi sembra una cosa che interessi me personalmente. Quindi da osservatrice a questo punto, osservatrice, come si diceva, interessata a conoscenza interessata, dei fatti, certo, insomma, per amicizia, per conoscenza dei fatti. Tu cosa determineresti? Secondo te cosa dovrebbero fare? Io non so, sicuramente dovrebbero fare quello che la destra purtroppo storicamente è poco capace di fare, cioè tanto una lettura del passato più attenta, un'autocritica, un'analisi del rapporto col berlusconismo, di quel che ha portato, e soprattutto lo scioglimento di questo nodo. Se si va alla costruzione di una destra autonoma dal Berlusconi o dal berlusconismo, o se viene lasciato intatto questo cordone ombelicale. Nessuno dei soggetti in campo ha affrontato l'argomento, anzi nelle riunioni, nelle assemblee che vengono fatte, la parola Berlusconi non viene neanche citata, ma il punto per la destra italiana, credo uno dei punti importanti sia appunto questo. Anche perché, diciamoci la verità, Flavia, le europee permettono di stare nell'ambiguità, perché ci si presenta col proporzionale puro e c'è solo la soglia di sbarramento al 4%, quindi sì, volendo, diciamo, si può essere ambigui, si può essere ambigui. Però diciamo, sui temi dell'Italia di oggi, che sono i temi su cui decideranno gli elettori, le europee sono anche forse il voto più tra virgolette ideologico che esista, perché è libero da quelli che sono i vincoli dell'interesse e i vincoli del territorio molto spesso, quindi è un voto molto politico. È ovvio che chi non è capace di esprimersi sui grandi temi della politica del momento e parla solo di se stesso, come peraltro non solo la destra fa, qua tutti i partiti stanno praticamente parlando solo di se stessi, è ovvio che chi sceglie questa chiave ha delle difficoltà poi a imbastire. Non è che si può fare una campagna elettorale sui valori in un momento come questo, no? Bisogna raccontare agli italiani che cosa si pensa di costruire, cosa si pensa di fare. E proprio rispetto all'Europa, c'è una tendenza delle destre che hanno successo in Europa a essere molto anti-europeiste. Secondo te c'è uno spazio politico per una destra italiana anti-europeista? Questo mi sembra la cosa più... Lo spazio politico dell'anti-europeismo, secondo me, è in gran parte occupato in Italia da Beppe Grillo, e quindi è uno spazio che lui copre anche con grande abilità. In parte occupato dalla Lega, che ha sempre avuto una visione anti-europeista, e anche nel PDL questo tipo di tentazione non è, diciamo, è una cosa molto presente, quindi non credo che ci sia in Italia uno spazio politico libero di questo tipo. La destra risulterebbe come imitatrice in questo campo di altre forze, mentre invece io ricordo che la destra una volta, tanto tempo fa, tantissimi anni fa, invece aveva un suo discorso sull'Europa, aveva un discorso europeista
non sull'Europa della finanza, quella Europa che vediamo delle nazioni, oggi, Europa-Nazione, negli striscioni, diciamo, di 30 anni fa dei giovani di destra, si leggeva la frase Europa-Nazione, quindi anche questo è un tema di riflessione, un filone di pensiero che è stato completamente abbandonato dalle destre. Abbassandoci un attimo alla, diciamo, abbassiamoci. Obiettiva quotidianità, ci tocca fare una riflessione anche su questo Berlusconi Alfano, perché molto spesso Alfano viene ammonito: attento, fai la fine di Futuro e Libertà, attento, fai la fine di Fini. Sì, questa è la madre di tutte le minacce. Esatto. La madre devo di dire che con minacce. Voi ha funzionato, perché voi vanno asfaltato bene. Sì, bene. Ha funzionato, diciamo, non ha funzionato come deterrente, come intimidazione, perché alla fine Futuro e Libertà è riuscito ad andare avanti e poi il risultato elettorale è quello che ha seppellito quel tipo di esperienza, non le minacce o le campagne di Silvio Berlusconi e del suo circuito mediatico. Devo dire che è bizzarro sentire le proteste per il cosiddetto metodo Bocco in bocca a chi fino all'altro ieri negava le stesse, perché l'intero PDL all'epoca della furibonda campagna scatenata contro Fini e Finiani, che prevedete addirittura all'epoca, io mi ricordo, 4-5 giorni libero, uscì una specie di foto segnaletica di tutti i deputati che avevano votato contro Silvio Berlusconi e che avevano seguito Fini, invitando i lettori a scrivergli, arrivarono lettere minacciose, arrivò di tutto. Ecco, all'epoca si diceva questo è il diritto all'informazione, nessuno parlava di metodo Boffo. Oggi improvvisamente invece si sono accorti che questo metodo Boffo esiste, e ne temono le conseguenze, e secondo me questa è qualcosa che è abbastanza anche rilevante, diciamo, nel tentativo di ritrovare un accordo con Berlusconi. Sono oggettivamente stati, è un metodo che fa paura. Ora, soprattutto a chi ha scheletri nell'armadio. Detto però con franchezza, alla fine la lezione anche della vostra storia è che i voti a destra c'ha Berlusconi e non c'è niente da fare su questo. Beh, vabbè, non, sì, c'è moltissimi voti ce l'ha Berlusconi. Credo che Futuro e Libertà abbia fatto un'offerta elettorale molto confusa, l'incapacità di costruire una proposta unica insieme con Monti e Casini ha pesato una tornata elettorale dopo un anno di sacrifici immensi chiesti agli italiani, agganciati al governo di Monti. Ci sono stati anche altri elementi che hanno pesato. L'elettorato di Berlusconi si contrae a ogni stagione elettorale di tantissimo. Nell'ultimo giro elettorale ha perso 6 o 7 milioni di voti. Quindi ci sono dei voti in libera uscita dai partiti italiani e in particolare dal centrodestra italiano. Quel tipo di destra non è riuscito a intercettare questa vicenda. Alfano, chiamiamola Alfano Formigoni Giovanardi, che poi dopo più tardi ci abbiamo pure Giovanardi in trasmissione. È una vicenda che ha appeal per gli elettori, secondo te? Cioè, ma può secondo essere me votata. Questa è una roba un po' dalle curve della politica, sono interessate le curve della politica, l'elettore normale non ci capisce più niente, sono 3 mesi che si sta lì, rompo, non rompo, ma chi è che può più seguire i dettagli di una storia di questo genere? No, e qua o rompono, si mettono d'accordo, la cosa che forse invece ha più un interesse pubblico, ma al momento non se ne parla, sarà oggettivamente quando si arriverà al punto del voto sulla decadenza. Quello ha un interesse che in qualche modo per tutto l'elettorato italiano, per il paese, perché sarà un passaggio, secondo me, uno spartiacque di qualche cosa. Ma le vicende interne del PDL sono tra l'altro abbastanza incomprensibili, non si capisce di che cosa si sta parlando. Tu pensi che Berlusconi sia, come dire, perseguitato dalla magistratura o no? No, io lo penso che Berlusconi, diciamo, ci sono stati nelle pieghe di alcuni processi, magari in alcune iniziative contro di lui, una forma così di attenzionamento, che peraltro è l'attenzionamento di cui tutti quelli che stanno in politica, che hanno un potere, sono di solito oggetto. Penso che ne abbia fatte di ogni, penso anche che è molto complicato gestire un grandissimo impero economico in modo spregiudicato come ha fatto lui, poi entrare in politica e pretendere di essere legibus solutus perché si hanno i voti, perché alla fine è quello che Berlusconi chiede. Dice: il capo di un grande partito non può essere trattato come un comune cittadino, come un comune imprenditore. È questa la
diciamo, la battaglia che si vive in questo momento. Questa è la sua presa di posizione: se non avessi fatto politica non mi avrebbero rotto le scatole. Insomma, no, gli avrebbero probabilmente rotto le scatole, perché l'evasione fiscale è un reato che si persegue e viene perseguito nei confronti di tantissimi imprenditori. Non avrebbe avuto questo tipo di clamore, avrebbe probabilmente affrontato i processi senza leggi ad personam che gli hanno consentito di eluderli, e forse si sarebbe dato una regolata 15 anni fa, no? Ecco, questo può essere sicuramente un elemento. Come tutti gli imprenditori che finiscono magari nelle maglie del fisco piuttosto che della giustizia, che a un certo punto si devono dare una regolata. Berlusconi, secondo me, la regolata non se l'è data, perché esercitando un potere politico che gli consentiva in qualche modo di aggiustarsi le sue partite, ha pensato, come molti elementi del centrodestra, di essere onnipotente anche riguardo a queste vicende. È al tramonto Berlusconi? Ma io penso che lui abbia ancora consistenti quote elettorali, sicuramente questa è la fase del suo declino, ma sarà un lungo addio. Non è una cosa immediata, insomma. Cioè... No, non è una cosa immediata, è una cosa che probabilmente avrà anche conseguenze, io credo, sul governo. Diciamo, ci sarà una... questa fase di transizione dura già da moltissimo tempo e si sta portando avanti giorno dopo giorno, bloccando di fatto la politica italiana, perché poi, diciamocelo chiaro, anche questo governo Letta è bloccato in parte da una scarsa capacità, ma sostanzialmente da questa partita perennemente aperta da 8 mesi della decadenza di Berlusconi, che altera completamente tutto il gioco politico. Ci pensi mai al fatto che se Fini fosse stato fermo, se voi foste stati fermi, questo era il momento, diciamo così, in cui la successione sarebbe stata molto, ma molto io agevole. Non ci credo assolutamente, io non ci credo assolutamente. Basta vedere quello che è successo Alfano. Alfano siete fermo all'epoca. Alfano non è Fini, diciamo, adesso Fini. Sì, per carità, Alfano non è Fini. Fini aveva il 13% di Alleanza Nazionale alle spalle, insomma, una cosa un po' diversa. Sì, sarebbe arrivato, diciamo, se il gruppo di Fini, se tutti quanti noi, non so, avessimo votato cose come Rubi nipote di Mubarak, diciamo, queste sono cose che per l'elettorato di destra, per la storia di destra, non sono ammissibili, non sono in quella fase lì, non erano possibili altre scelte, non erano possibili altre decisioni. In questo momento, tra l'altro, se Fini fosse rimasto fermo, Berlusconi non avrebbe avuto il problema della decadenza. Il problema della decadenza nasce dal rifiuto, in particolare di Giulia Bongiorno, che era presidente della Commissione Giustizia, di aggiustare una legge sui termini di prescrizione che salvasse Berlusconi da questo processo. Quindi saremmo in una fase politica, la storia coi sé non si fa mai, ma sicuramente ad esempio non ci sarebbe il tema della decadenza di Berlusconi, e tutto quello che si sta determinando in questi giorni non si sarebbe determinato. Ma si sono votati da Severino, questo per me è il passaggio sempre molto... Quello è il passaggio anche un po' misterioso, me, perché sì, hai ragione, però poi la Severino te la so votare. No, all'epoca bisogna ricordare che il tema un po' della moralizzazione, delle mani pulite, era un tema considerato essenziale dai partiti. Il PDL non ha messo in lista Dell'Utri, non ha messo in lista Cosentino, non so se ricordate l'episodio, quello è scappato con le liste dalla sede del partito a Napoli, perché doveva ostentare l'apertura di una nuova fase politica, e il voto alla Severino faceva parte un po' di quel pacchetto. All'epoca Alfano diceva saremo il partito degli onesti, e dovevano in qualche modo dare delle riprove di questo dato, che era considerato essenziale anche per il risultato elettorale, no? Oggi noi rivediamo Dell'Utri in televisione parlare del destino del PDL, ma fino a 8-9 mesi fa in campagna elettorale Dell'Utri non fu rimesso in lista dopo una grandissima polemica, perché il PDL non se lo poteva permettere. C'era una fase politica molto differente. Il voto alla Severino lo fecero per quello, probabilmente confidando forse sul fatto che la Cassazione avrebbe salvato Berlusconi dal processo sull'evasione fiscale, o comunque in quel momento la sopravvivenza richiedeva questo. Eravamo insieme in Parlamento mentre la votavamo, negli ultimi atti dell'ultimo Parlamento. Sì, uno degli ultimi atti, e la giudicammo anche, molti di noi la giudicarono anche come una legge blanda, esatto. Come una legge, diciamo... scarsamente rispondente all'esigenza di pulizia che in quel momento saliva dal paese. E io lì per lì, mentre votavo, mi sono fatto questa domanda. Dicevo, ma perché non hanno approfittato del fatto che fosse blanda per fare, sai come si fa di solito, no? Ci vuole ben altro e affosso la legge, insomma, che...
i margini politici c'erano, c'è qualcosa che non mi è chiaro. Beh, no, no, là c'era il terrore del terrore dei sondaggi di Grillo. Io ricordo bene quella fase, uscivano i giornali con Grillo al 20%, Grillo al 30%, e Grillo cavalcava proprio la questione morale, la questione della cassa, la questione delle mani pulite. Il Parlamento era disperatamente alla ricerca di atti simbolici che lo riscattassero. La Severino fu uno di questi atti simbolici. Non dimentichiamo che la Severino, a un certo punto, Alfano cercò addirittura di aggiudicarsi, anzi, questa dobbiamo chiamarla legge Alfano, perché l'iniziatore della legge anticorruzione sono stato io. E quello andò più o meno così, però con quel voto si sono incaprettati, diciamo. Con quel voto si sono abbastanza incaprettati, e dico, con quel voto e con quello che ne è seguito, probabilmente loro pensavano effettivamente che aver stipulato un governo di larghe intese comportasse una sorta di salvacondotto. Io ci credo alla tesi per cui, non dico era stato trattato, ma diciamo stava nei fatti la questione: noi diamo una mano al governo e voi in qualche modo risolvete la questione della decadenza di Berlusconi. O qualcuno, vedremo tra l'altro, forse, che succederà. O qualcuno forse del PDL ha acquattato, aveva costruito le condizioni per questa successione. Ma io penso senz'altro. O no? Qualcuno aveva costruito le condizioni per la successione di Berlusconi? Sì, cioè questa legge sulla, cioè io sono convinto che il voto sulla Severino non sia stato un voto ingenuo, perché insomma gli Alfano, gli Schifani, forse un po' con le penne basse, ma non sono stupidi, insomma. E quella no, era la fase bene, in cui bene, si trovavano e facevano i complottini, ti ricordi? C'era l'aria in cui si faceva le primarie del centrodestra. Ma là c'era il panico, lì, come ricordavamo prima, il PDL ha perso 6 milioni di voti in quella elezione, ne usciva triturato da una serie di scandali, Fiorito, gli scandali della regione Lombardia, arresti in serie, tutta la vicenda berlusconiana del Bunga Bunga, il processo per le minorenni. Cioè loro dovevano dare un segnale di un partito che era qualcosa di diverso da una fogna. Io là penso che, come spesso accade nei partiti, è stata affrontata la visione del corto periodo: adesso ci serve questo e facciamo questo, e poi si vede, e poi si vede quello che succederà. Quello fu davvero un momento di panico nei partiti, e in particolare nel PDL, che si vedeva battuto dal PD. Poi la storia è stata differente, ma in quel momento il PDL non avrebbe scommesso 5 lire sul suo ritorno al governo. Verissimo. Sembrava. Benissimo, grazie a Flavia Perina, buona grazie giornata. Grazie a voi, arrivederci, ciao. Buona giornata a voi, ciao. Saluto a Flavia Perina, noi adesso abbiamo il blocco di pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo con un'altra notizia molto importante per la nostra città di oggi, ma non ve l'anticipo, ve la svelo dopo la pubblicità.